Ed eccoci qui su Gravity Ballistic Brawls, bro, molto molto wow, catchy come intro con questa musica. Abbiamo subito sotto la promozione del gioco, il sito, il profilo Twitter e Discord. Quindi penso che i devs siano molto propensi a magari voler comunicare con i giocatori. E noi ci troviamo qua nel menu principale, in cui abbiamo subito cade l'occhio su leaderboards e su online. Quindi penso proprio che sarà un gioco che farà molta leva sulla modalità competitiva online. Abbiamo anche un inventory, quindi forse skin, forse vari tipi di armi. Keep playing to unlock this item, quindi ottimo, già armi che non si comprano mi piace. Vedo che ce ne sono diverse. Queste sono skin, credo, invece sì. Abbiamo il tutorial, quindi andiamo subito nel tutorial per vedere un po' di che cosa si tratta, perché visto come abbiamo già detto prima mentre parlavamo di Robotorium, che oggi si parla di robot, ci teniamo nella falsa riga dei robot e vediamo un po' cosa ci propone Gravity. Use left stick to move. Allora, il gioco non è in italiano, è in inglese al momento. Proceed through the right door when ready. Quindi andiamo avanti per la porta di destra. Jumping, ok. Press A to jump e possiamo saltare. Sembravano trampolini, ma non lo sono. Ok, wall jumping. Oh, meccaniche ganze. Press A on walls to wall jump. Ok, quindi questa non è una scala, ma devo farmi il wall jump. Posso fare anche un movimento zig zag alternando i muri, timerando bene. Ok, hover and dash. Quindi io salto e LB per hover. Ah, posso fare una leggera planata con LB. E con RB posso fare, penso, il dash. Ok, per prolungare il mio salto orizzontalmente. Posso farlo insieme? Ah sì, posso fare sia il hover che il dash. Quindi magari saltiamo. Doppio salto, hover e poi dash per arrivare dall'altra parte. Ottime meccaniche di salto, ok. Sprinting. Aha. Gotta go fast. Perfetto. E fermati. E con RT posso raccogliere le scatole, che posso usare magari per tirarle. Aha, ok, ho capito. Destroy all target drones, quindi posso usare il B per il corpo a corpo. Ah, così, tipo. Figo. Oppure posso anche magari prendere le scatole e saccagnarceli così. Ah, mira di merda. Ok. Figo, 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 figo. Promettente. Come inizio è promettente. Quindi io direi di giocare subito, bando alle ciance. Pre-match, allora facciamo un po' il setup. Abbiamo diverse modalità: Warehouse, Deathmatch, No Teams, quindi FFA, tutti contro tutti. Ok, quindi qua abbiamo le varie modalità. La prima è la mappa. Tipo di match, tipo di squadra, tipo di intelligenza artificiale e un randomizer dove possiamo, che figata, possiamo modificare la difficoltà, la vita, i moltiplicatori della vita, la gravità, quanti item, che tipo di item, a quanto si deve arrivare per vincere, se c'è uno score limit, un life limit e un limite di tempo di 5 minuti. Quindi facciamo un piccolo match di 5 minuti, dai, con facciamo un tutti contro tutti
FFA io contro altri due del computer. Avvisi illimitate, King of the Crate. Anche il basket! Dai, che figata! Facciamo un deathmatch, sì, dai, picchiamoci come se non ci fosse un domani, guarda. Outfit, ok. Posso cambiare la testa. Ma dai! Penso che il colore magari dipenda dal tipo di squadra. Ma sembra che al momento non dipenda da me che questo tipo di squadra. Ready up, ok. Aggiungiamo gli altri due nemici. E partiamo, partiamo. Sono curioso di questo gioco. Voglio provarlo. Ok. Che cosa ho fatto? Ho aperto roba. Ah, il vita, ok. E sono stato rectato con malissimo dall'esistenza umana. Anche di smash, un pochino. Non mi ricordo come. Mi sono scordato tutto del tutorial, però ho fatto una kill. Vediamo se riusciamo a colpire così. Ah, si è parato. Ah, il fantasmino ti fa vedere praticamente dove respawnerà il nemico. Oppure te stesso anche. Si è fatto una double kill della madonna. Sto a fare veramente mono shit, ragazzi. Ok, dai. Proviamo a rifarci, dai. Quello arancione sta facendo veramente tanto. Aia. Ho bisogno di vita. Non ne ho più bisogno perché sono morto malissimo. Mi stanno arando il culo. Ecco. E che da tutorial non traspariva una grandissima profondità magari di meccaniche di combattimento. Però adesso che ci sto mettendo praticamente mano, noto le grandissime potenzialità che può avere come profondità di gioco. Io adesso sto girando un po' per la mappa, vedendo un po' che cosa sono quei power up, che cosa sono le robe che si raccattano mentre loro due si scannano, i robot, perché giustamente programmati per combattimento, invece io sono un newbetto. Però poco piano piano, vedi, un po' le mie double kill le sto facendo. Io sono curiosissimo di vedere online questo gioco come si potrebbe comportare. Come ho detto per il gioco precedente, ragazzi, se siete curiosi e volete vederlo magari su Twitch, fatemelo sapere. Organizzo stream su Twitch. Ma questo gioco mi sta piacendo veramente tanto. Sono felice che da quando ho iniziato questo in discussione solamente un gioco mi abbia deluso tanto tanto tanto. Bel blocco il tipo, complimenti. E preparatevi perché sta arrivando anche un video su un gioco. Ci dedicherò tutto un video su questo gioco. Su. Non riesco a mirare dall'altra parte, come si fa? Aia. Si chiama Farlon Sales ed è tantissima roba, quindi rimanete sintonizzati. Facciamo un po' di melee, voglio vedere un po' come funziona col melee. Non so se riesco a rincorrere questo qui. Funziona così, ok. Healed, ok. Ho distrutto quelle casse per prendere la vita, quindi hanno anche timerati bene gli oggetti e tutto il resto. Quindi il gioco consiste nel spararci casse praticamente in faccia agli avversari. Ok. Bella tripla kill, complimenti a me. Almeno ogni tanto qualcosa di buono la fo. Vai, vai. MLG. Ho bisogno di vita però. Non ne ho più bisogno. È divertente, divertente. Molto, molto ganzo. Presumo che sarà quel tipo di gioco in cui vedete l'infognato online, perché è molto skill based. È veramente il potenziale di far valere l'abilità di un giocatore. Un po' come succede appunto sia su Smash che su Brawlhalla. Robe del genere.
Non è profondo come uno Smash o come un Brawlhalla, questo sì. Però le premesse ci sono. Anche se al momento è limitato, parlo della modalità in cui sto giocando adesso, a un tirare scatole agli avversari. Però ricordiamoci che ci sono anche le modalità squadre, c'è la modalità basket, che non andremo a vedere adesso, se non andremo troppo per le lunghe, ma me lo sono palleggiato il nemico. Vediamo se riesco a chiudere almeno secondo. Almeno secondo, dai. Ok. Quel bot era troppo forte. Secondo posto per me. 19 kill. Almeno sono andato in positivo. Sono andato in positivo. E posso anche abbassarmi e t-baggare così. Ho le taunt e dirò no, faccio cagare. E niente. Questa è stata una gran bella sorpresa. Una gran bella sorpresa. Sicuramente ci rigiocherò. Sicuramente ci farò qualcos'altro. Ragazzi, questo è stato un piccolo assaggio breve di Gravity. Ed è stato veramente figo. Quindi, per quello che ho visto adesso, ve lo consiglio. E sicuramente, se qualcun altro di voi magari ce l'ha, come sapete, vi invito a lasciare un follow su Twitch per eventuali live stream dove possiamo giocare insieme. Non solamente a titoli come questo, ma ha una varietà incredibile. Abbiamo giocato a Gmod, abbiamo giocato a Left 4 Dead, abbiamo giocato a tantissime cose. Quindi vi invito come sempre a lasciare un follow lì. Bene, questa volta è andata ed è tutto per oggi. Mi raccomando ragazzi, rimanete sintonizzati perché arriveranno tante altre novità su tanti altri nuovi titoli da scoprire. Un salutone da parte del vostro Nikarg e ci vediamo alla prossima. Ciao!